Colleghi, la seduta è ripresa. La parola alla senatrice Incostante. Prego. Credo che abbiamo tutti interesse a portare a casa questo atto importantissimo. Abbiamo tutti interesse anche a stigmatizzare quello che è avvenuto. Credo di poter interpretare tutto quello che hanno da dire i colleghi e credo che faremo anche un atto formale verso il presidente Schifani per appunto come si sono sviluppate le questioni relative alla presidenza. Basta, andiamo avanti. Parliamo. Colleghi, buongiorno. Senatore Bondi, prego. Prego. Signor Presidente, intanto la ringrazio di essere venuto in aula dimostrando ancora una volta la sua estrema sensibilità istituzionale e il suo rispetto per il Parlamento. Io sono esterrefatto di quanto è accaduto poc'anzi. Il Presidente della... Il vicepresidente della Camera che presiedeva i lavori ha sospeso i lavori dicendo che aveva un impegno improrogabile. Mi chiedo quale impegno più importante vi sia di quello di presiedere l'Aula del Parlamento. Io le chiedo, signor Presidente, di chiedere conto alla senatrice Rosi Mauro delle ragioni che l'hanno portata a sospendere l'Aula e ad allontanarsi dal Senato. La ringrazio. Senatrice Finocchiaro, prego. Sì, Presidente, innanzitutto credo che le osservazioni fatte dal senatore Bondi siano assolutamente corrette. È inimmaginabile che i lavori di un'aula parlamentare vengano interrotti perché il vicepresidente, non so se di turno, ma comunque incaricato di presiedere i lavori, ha un impegno improrogabile e urgente di cui non è in nessun modo apprezzabile il valore di fronte alla funzione di presiedere l'Aula e i lavori si interrompono. Tra l'altro mi lascia anche dire, Presidente, questo accapita in un momento nel quale si sta discutendo un tema particolarmente importante, l'interruzione dei lavori necessariamente ha condotto nell'incertezza del momento in cui i lavori sarebbero ripresi al fatto che molti colleghi si siano allontanati ritenendo che i lavori probabilmente non sarebbero neanche proseguiti. Io trovo questo fatto innanzitutto credo del tutto inedito nella storia parlamentare italiana, lo trovo gravissimo, Presidente. Io le chiedo non solo di tenere in gran conto le osservazioni che i gruppi, a cominciare dal senatore Bondi, da me e dagli altri che interverranno, faranno su questo punto e che la senatrice Incostante ha fatto anch'essa, ma le chiedo anche di poter avere una spiegazione compiuta delle ragioni per le quali i lavori del Parlamento si interrompono, perché chi presiede l'Aula ritiene di più importante un impegno pubblico o privato che sia, non mi importa, rispetto al fatto che l'Aula prosegue i propri lavori. Ma è davvero una cosa inaccettabile in un sistema parlamentare, del tutto inaccettabile. Sarebbe inaccettabile già se fosse un consiglio comunale di un paesino di poche anime, ma questo è il Parlamento della Repubblica, Presidente. Grazie, senatore Finocchiaro. Senatore Sbarbati. Sì, poi Bonino, sì. Prima la senatrice Sbarbati. Ecco, prego. Grazie Presidente. Nel associarmi alle considerazioni che sono state fatte rispetto alla questione della dignità e del lavoro che l'Aula sta facendo, soprattutto anche per la materia che stavamo trattando, credo però di dover porre alla sua attenzione e quantomeno all'attenzione di tutti noi che ci debba essere appunto un chiarimento, perché la senatrice Mauro stava sostituendo la presidente che era di turno e credo che le sia stato chiesto per un periodo di tempo la sostituzione. Lei ha accettato, scaduto questo tempo,
ha solo fatto un errore di forma e di sostanza, purtroppo, quello di dire ho i miei affari e quindi me ne devo andare perché ho i miei impegni. Non lo doveva dire, perché l'impegno prioritario, nel momento in cui tu assumi naturalmente una responsabilità che è quella di tenere vivo il dibattito dell'Aula e tenere aperta l'Aula, non ci sono impegni prioritari se non questo rispetto a impegni personali, che però si possono anche verificare. Quindi io, prima di dare la croce su qualcuno o su tutti, gradirei che lei facesse le opportune verifiche sulla questione e poi naturalmente informasse l'Aula perché questo non possa e non debba succedere più. Grazie. Grazie a lei, signor Presidente. Bonino. Credo di poter, certamente lei farà le sue verifiche, signor Presidente, chiedo però di poter dire all'Aula, essendo stata testimone di quello che è successo, ho presieduto fino alle 11.45, il turno doveva essere assunto dal vicepresidente Nania, che ha avuto, credo, un impedimento per ritardi aerei. Normalmente, quando posso, normalmente sostituisco i colleghi senza nessun problema. Avevo però un altro impegno. Io stessa ho chiesto al presidente Mauro di colmare, diciamo, questi minuti di ritardo del vicepresidente Nania, avendomi però, e lo voglio dire, la vicepresidente Mauro dettomi che poteva contribuire, diciamo, alla gestione d'aula solo fino a mezzogiorno. No, lo dico perché poi ovviamente il presidente farà le sue verifiche, ma volevo che rimanesse all'aula che come sono andati i fatti, e ritengo che era mio dovere comunque dare la versione di come sono esattamente avvenuti. Grazie signor Presidente. Lei, senatrice Bonino, anche per questa istruttoria e questa deposizione di verità che aiuta la Presidenza e credo anche l'Aula a ricostruire l'essenza dei fatti. Senatore Gasparri. Presidente, le parole del senatore Bondi hanno espresso l'opinione del nostro gruppo, quindi voglio soltanto intervenire perché resti traccia del fatto che anche il nostro gruppo depreca quanto è avvenuto. La ringrazio anche per essere venuto in aula, perché anche lei avrà impegni e incombenze che derivano dal suo ruolo, ma ha voluto garantire la operatività dell'aula. Poi gli aspetti che anche adesso la senatrice Bonino rappresentava, sarà la Presidenza a verificarli, ma anche il nostro gruppo ovviamente ritiene spiacevole e grave quanto è accaduto, e le parole di Bondi rappresentano l'opinione di tutti noi. Grazie. Senatore Mura. Grazie Presidente. Due parole anche da parte mia come gruppo Lega Nord per esprimere tutto il disappunto per quello che è successo oggi in aula. Credo che sia successo un fatto grave. Io non voglio adesso, non è compito mio fare le opportune indagini di chi sia la colpa di quello che è successo oggi, questi 25 minuti di sospensione dei lavori dovuti a problemi di presenza dei vicepresidenti che dovevano presiedere la seduta di oggi. Quindi io chiedo a lei, in quanto presidente di quest'Aula, di fornire a tutti noi quelle che sono le spiegazioni di quello che è avvenuto e soprattutto di fare in modo che episodi di questo genere non si debbano più verificare. Grazie. Senz'altro, senatore Mura, sarà, se non vi sono altri interventi. Senatore Lannutti, prego. Signor Presidente, colleghi, io, il mio gruppo è assente perché c'è la festa dell'Italia dei Valori a Vasto, mi permetto quindi di esprimere da parte anche dell'Italia dei Valori il disappunto. Accerterà lei poi come si sono svolti i fatti. Mi premeva solo di affermare che non è stato un bello spettacolo quello che noi abbiamo dato oggi, in un momento in cui fuori c'è la rivolta contro la mala politica e noi gettiamo benzina sul fuoco dell'antipolitica. Le spese allegre che facciamo senza rendicontazione, cioè, signor Presidente, io non voglio assolutamente criminalizzare nessuno, ma mi auguro che lei faccia
gli accertamenti e si arrivi alla verità. Non è possibile continuare a dare uno spettacolo indecente. L'Italia ha bisogno della buona politica, ha bisogno di gente che non anteponga gli interessi propri a quelli delle istituzioni e agli interessi generali. Lo volevo lasciare agli atti, signor Presidente, la ringrazio. Senatore Randolfi, se non vi sono altri interventi, io è evidente che raccolgo l'invito dei colleghi di... Prego, senatore. Grazie Presidente, volevo solo aggiungere un concetto, sapendo che sarà lei poi a darci le spiegazioni come è giusto nella forma e nella sostanza. Credo però che vada espresso un concetto molto chiaro, che qualsiasi impegno di carattere personale, anche importante, viene sempre dopo l'impegno istituzionale, nel momento in cui uno svolge il ruolo istituzionale, soprattutto nella presidenza. Questo è un concetto che deve essere, come posso dire, lo davamo per scontato perché è scontato nel ruolo. Siccome si è verificato questo fatto, credo che sia corretto però ribadirlo. Grazie. Sì, senatore Cibai, colleghi, io ovviamente doverosamente assumo. Prego, senatrice Poli, prego. Sì, Presidente, per confermare anche noi il disappunto da parte del nostro gruppo, ma le devo dire che in fin dei conti la cosa non ci ha meravigliato poi più di tanto. Lo dico veramente con grande dispiacere, perché credo che complessivamente si debba riconferire a quest'Aula la dignità del ruolo che noi stessi svolgiamo. Una dignità che qualche volta dimentichiamo, non soltanto per la mancanza di un vicepresidente, ma qualche volta anche per la disattenzione generale che c'è nell'Aula stessa e qualche altra volta anche per la trattazione di argomenti che non sono gli argomenti che effettivamente la gente al di fuori di quest'Aula si aspetta che noi trattiamo col dovuto interesse e soprattutto con la dovuta sollecitudine. Rispetto al fatto odierno, naturalmente sarà lei a chiarirci la situazione. Allora, grazie senatrice. Colleghi, in sintesi, io assumo doverosamente l'impegno di acquisire tutti i dati necessari ad una mia corretta e completa informazione, significando come in ogni caso, al di là di quello che sarà l'acquisizione dei dati storici, un fatto è certo, che la interruzione dei lavori dell'Aula parlamentare per assenza di chi la deve presiedere è un fatto di per sé increscioso. Detto questo, appunto, acquisirò un attimo i dati, prendo atto della dichiarazione della senatrice Bonino, farò una istruttoria e poi riferirò o all'Aula o alla conferenza dei capigruppo. Per quanto procede l'andamento dei lavori, se siamo d'accordo continuiamo a lavorare, avrei il piacere di continuare a presiedere per una parte della seduta io personalmente. Prego.